Infatti, in spalancamente il canale che più lo mandi giù, più ti tira su. In questa puntata, insieme a Harry ed Hermione, salveremo la vita di un uomo innocente. Sto parlando di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, un film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón. Harry Potter, protagonista della storia, giovane mago di 13 anni che frequenta il suo terzo anno ad Hogwarts. Andando avanti con gli anni, scoprirà tante cose nascoste sul suo tragico passato, per poi avere un radioso futuro. Ron Weasley, migliore amico di Harry. Hermione Granger, migliore amica di Harry. Rubeus Hagrid, custode delle chiavi di Hogwarts e quest'anno insegnante di cura delle creature magiche. Albus Silente, preside della scuola. Sirius Black, famigerato criminale che fugge da Azkaban, ma in realtà è un personaggio buono e diventerà il padrino di Harry. Remus J. Lupin, professore di difesa contro le arti oscure. Il suo segreto è trasformarsi nella notte in un lupo mannaro. Peter Menus, Codaliscia Crosta, è l'animagus di Crosta, il topo domestico di Ron. In realtà si chiama Peter Menus, che Voldemort chiamerà Codaliscia, ed è un mangiamorte, un seguace di Voldemort, che fece uccidere i genitori di Harry, da Voldemort nella fatidica notte. Sibylla Coman, professoressa di divinazione di Harry e Ron. È una professoressa un po' matta che crede nel futuro. Zia Marge, antipatica sorella di Vernon, offende pesantemente i genitori di Harry. Dopo il secondo anno ad Hogwarts, Harry Potter è tornato a trascorrere le vacanze estive dai Dursley. Un giorno viene a trovarli la sorella di zio Vernon, Marge, che odiando Harry quanto lui odia i Dursley, lo umilia ripetutamente e insulta i suoi genitori, finché egli, perdendo la calma, la gonfia accidentalmente con la magia, facendola volare come un palloncino, per poi scappare di casa essendo ormai stufo dei Dursley. Fermatosi sul ciglio della strada, gli si avvicina un grosso e misterioso cane nero, che sembra volerlo attaccare, quando compare un autobus molto particolare, il Nottetempo, un mezzo di trasporto simile agli autobus di Londra, ma con tre piani e colorato di viola. Questo autobus corre durante la notte per soccorrere i maghi e le streghe in difficoltà ed è invisibile ai babbani. Il Nottetempo lo porta al paiolo magico, dove incontra il ministro Caramel, che lo rassicura sul fatto che non verrà punito per aver gonfiato la zia, essendo stata magia accidentale. I suoi due migliori amici, Ron ed Hermione, che ha preso un gatto, Grattastinchi, la famiglia Weasley ed in particolare Arthur Weasley, che lo avverte del pericoloso assassino Sirius Black, seguace di Voldemort ed evaso da Azkaban, la prigione dei maghi, per finire il lavoro del suo padrone, vale a dire uccidere Harry. Pronti per il nuovo anno, Harry, Ron ed Hermione salgono sul treno per Hogwarts e trovano posto in uno scompartimento già occupato dal professore R.J. Lupin, rannicchiato in un angolo a dormire. Durante il tragitto, però, il treno si ferma e una misteriosa e fluttuante figura incappucciata entra nello scompartimento di Harry, che poco dopo sviene. Al suo risveglio, Lupin, che ha scacciato la creatura, gli spiega che quell'essere era un dissennatore, una delle guardie di Azkaban, in cerca di Black, che si nutrono della felicità altrui fino a renderli gusci vuoti.
Giunti al castello sono molte le novità, prima fra tutte la nomina di Lupin a nuovo insegnante di difesa contro le arti oscure e a quella di Hagrid a insegnante di cura delle creature magiche. Inoltre, a causa di Sirius Black, la scuola viene messa sotto sorveglianza dai dissennatori per ordine di Caramel. A differenza di Harry e Ron, che tra le materie facoltative seguono solo cura delle creature magiche e divinazione insegnata da Sibilla Coman, Hermione sceglie paradossalmente di frequentare tutte le materie a scelta, nonostante alcune di queste abbiano in comune gli stessi orari, ma che lei riesce a seguire senza problema alcuno. Durante la prima lezione di divinazione sulle foglie di tè, la Coman, sconvolta, si accorge che nella tazza di Harry è simbolicamente raffigurato il gramo, un mostruoso cane nero considerato presagio di morte, mentre in una lezione di Hagrid, Harry ha occasione di cavalcare il fiero becco, un ippogrifo, che poco dopo ferisce Draco Malfoy, avvicinatosi incautamente offendendolo. Sebbene la ferita non sia grave, Fiero Becco viene comunque condannato a morte da Caramel su pressione di Lucius Malfoy, il padre di Draco. In una sua lezione, Lupin fa affrontare alla classe un molliccio, una creatura che assume la forma della peggior paura della sua vittima. Nel caso di Harry, un dissennatore che Lupin impedisce al giovane mago di affrontare, mostrando brevemente la sua più grande paura, la luna. Dopo una visita ad Hogsmeade, a cui Harry non può partecipare perché non ha il permesso firmato dagli zii, si scopre che Black è entrato nel castello ed ha aggredito il ritratto della signora Grassa, la guardiana della sala comune di Grifondoro, senza lasciare però traccia di sé. Intanto Lupin è costretto ad assentarsi per motivi di salute e viene sostituito da Piton, che durante la lezione introduce un nuovo argomento, i lupi mannari, facendo riferimento al professor Lupin. Successivamente, durante una partita di Quidditch, Harry viene aggredito un'altra volta dai dissennatori. Lupin spiega che attira i dissennatori poiché la sua vita è segnata da orribili scenari. In seguito, Harry riceve in dono dai gemelli Weasley la mappa del malandrino, singolare artefatto con cui monitorare in tempo reale gli abitanti e i luoghi di Hogwarts, firmato dai malandrini Luna Storta, Coda Liscia, Felpato e Ramuso. Grazie alla mappa, Harry riesce ad andare a Hogsmeade. Qui, spiando la McGranitt e Caramel con il mantello dell'invisibilità, scopre che Black è in realtà il suo padrino e che 12 anni prima aveva tradito i suoi genitori per consegnarli a Voldemort, uccidendo barbamente il loro amico Peter Minus, del quale fu trovato solo un dito. Nel frattempo, Lupin inizia a dare a Harry lezioni per difendersi dai dissennatori, insegnandogli ad usare l'incanto Patronus, un incantesimo che sprigiona così tanta energia positiva, in forma del proprio animale guida, da scacciare i dissennatori. Una notte, Harry vede attraverso la mappa del malandrino che Peter Minus, che dovrebbe essere morto, si aggira per il castello e dopo averlo cercato invano per i corridoi, viene scoperto dal professor Piton, paragonandolo e insultando suo padre. Successivamente arriva anche il professor Lupin, che gli requisisce la mappa, rimanendo poi turbato quando Harry gli dice ciò che aveva visto su di essa. Intanto Ron perde il suo topo crosta e incolpa il gatto di Hermione di averlo mangiato.
Dopo una lezione di divinazione nella quale Hermione aveva litigato con la Coman, Harry assiste ad una profezia della professoressa in cui si annuncia che servo e padrone si ritroveranno riuniti ancora. Harry, Ron ed Hermione si recano poi a casa di Hagrid per confortarlo, visto che quella stessa sera sarà giustiziato Fierobecco. Il guardiacaccia, che aveva ritrovato Crosta, consegna il topo a Ron e all'arrivo del boia di Silente e di Caramel i tre ragazzi scappano dalla porta sul retro. Poco dopo Crosta morde la mano di Ron e fugge, e mentre il ragazzo cerca di riprenderlo, all'improvviso appare il gramo, lo stesso che Harry aveva visto a Little Winging, che mordendo Ron alla gamba lo trascina insieme a Crosta attraverso un passaggio sotto il platano picchiatore, seguito da Harry e Hermione. Il passaggio conduce alla Stramberga strillante ad Hogsmeade, una casa abbandonata e che si presume essere infestata. Qui i tre amici scoprono che il gramo è in realtà Sirius Black, un animagus, un mago che può assumere le sembianze di un animale. Poco dopo viene raggiunto da Lupin, che si dimostra subito suo alleato, ed Hermione, furiosa, rivela agli amici che Lupin è in realtà un lupo mannaro. Questo spiega le sue assenze durante il plenilunio e la curiosa lezione di Piton sui lupi mannari. Tuttavia, entrambi rivelano che in realtà le cose non stanno come sembrano. Non fu Sirius a condannare i Potter, ma fu proprio Peter Minus. Proprio allora giunge anche Piton, che disarma Sirius e Lupin, ma il professore viene schiantato da Harry, che vuole ascoltare tutta la spiegazione. I Potter erano protetti da una magia, l'incanto Fidelius, che rende il loro nascondiglio inaccessibile e invisibile a chiunque non ne conosca l'esatta località. Minus era incaricato di conservare il segreto della sua localizzazione, ma Voldemort lo minacciò e per paura rivelò tutto. Quando Sirius lo scoprì, rintracciò Minus per fargliela pagare, ma Minus causò un'esplosione, uccidendo numerosi babbani innocenti e fingendo la sua morte tagliandosi un dito e sparendo nelle fogne. Sirius fu quindi accusato della morte dei Potter e internato ad Azkaban, dal quale poi uscì quando scoprì che Peter era ancora vivo. Peter è infatti anche egli un animagus e si può trasformare in un topo. Crosta viene ritrasformato in un uomo e chiede il perdono ai suoi ex amici. Harry decide di non lasciare che Lupin e Sirius lo uccidano, ma che dovrà pagare per quello che ha fatto e quindi decide di consegnarlo ai dissennatori. Sfortunatamente, come il gruppo esce dal passaggio del platano, si accorgono che c'è la luna piena e quindi Lupin si trasforma e attacca il gruppo, che Sirius, in forma di cane, difende. Minus, approfittando della situazione, si trasforma in topo e scappa. Lupin si allontana sentendo il verso di un lupo nella foresta e Sirius, a causa delle ferite, sviene e viene subito circondato dai dissennatori a bordo del lago. Harry tenta di scacciarli, ma non ci riesce. A salvarlo è una figura nascosta nell'ombra che lancia un Patronus a forma di cervo. Harry si riprende in infermeria, dove Hermione lo informa che Sirius è prossimo ad essere giustiziato. L'onnisciente Silente suggerisce ad Hermione di usare la sua giratempo, con questo particolare oggetto che permette di viaggiare indietro nel tempo. Hermione era riuscita a frequentare contemporaneamente tutte le lezioni durante l'anno
ed è con esso che lei ed Harry rivivono le ultime ore, riuscendo a liberare il fiero Becco e con il Patronus evocato da Harry, la figura nascosta che il giovane mago ha scambiato per suo padre, a salvare Sirius dallo sciame dei dissennatori per poi liberarlo dalla sua cella. Così Sirius, latitante, vola via con fiero Becco, salutando prima Harry ed Hermione, ringraziandogli per avergli salvato la vita. Nell'ultima scena, Harry festeggia la fine dell'anno con la nuova scopa Firebolt, donatagli dal padrino Black, insieme ad una piuma dell'ippogrifo, ma della quale nessuno sa la provenienza, eccetto il protagonista ed Hermione. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è un film fantasy del 2004, diretto da Alfonso Cuarón, ed è il terzo capitolo della saga di Harry Potter, dove vede il giovane mago alle prese con lupi mannari. Tra i nuovi membri del film ci sono Gary Oldman nel ruolo di Sirius Black, il padrino di Harry, Daryl Twelvis nel ruolo di Remus Lupin e Pam Harris nel ruolo della zia Marge. A questo seguirà il quarto capitolo, Harry Potter e il Calice di Fuoco. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ogni volta comunicherò l'ora del video da vedere su YouTube. Attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video. Amici, non mi resta che augurarvi buon divertimento, buon ascolto, a presto!